Ciao, buonasera. Ciao community di Cani per Amici. Ennesimo martedì sera, ennesima live per accompagnarti nel mondo del tuo cane. Qui ho qualche difficoltà questa sera con gli strumenti. Ok, pronti, partenza via. Ok, ciao, ben arrivato. Boh, ben arrivata. Chiedo come sempre ai primi di voi che arrivano di dirmi per piacere se mi sentite e mi vedete. Questa sera sono arrivata veramente trafelatissima e stanca, per cui cercheremo di mettere insieme tutti i pezzi. Questa sera vi parlo di un argomento grande. Ciao Giovanna, un argomento grande che sembra così semplice. In realtà non è semplice per un tubo. Ho deciso di, ciao Ornella, di riprendere, ciao Paola, le fondamenta di tutto ciò che vi ho portato, perché è un anno che ogni martedì vi porto una diretta il martedì sera, vi ho portato un'infinità di argomenti. Ciao Andrea, ciao Cristina, ciao Chris. Dicevo, vi ho portato un'infinità di argomenti e continuano. Grazie Paola, grazie Ornella per il si vede, si sente. E continuano ad arrivarmi sempre le stesse domande, sempre tutte uguali, e questo mi fa capire che continuano a mancare. Ciao, ben arrivati a tutti. I pezzi fondamentali, mancano proprio quelli che sono i pezzi iniziali, manca l'ABC, e fino a quando non avremo costruito l'ABC è inutile che io continui a portarvi argomenti più complessi, perché se no non riusciremo mai ad andare avanti. Già l'altra settimana mi sono dedicata ad accompagnarti a comprendere come stanno realmente le cose, perché c'è proprio un grosso problema di inconsapevolezza ed è di questo che ci occuperemo anche questa sera. Ti aiuto a comprendere che diavolo succede. E perché succede? Così che tu possa sapere che cosa fare. Ben arrivati a tutti intanto. Ok, lo faccio sempre. Due parole su di me. Qualcuno di voi ha già sentito tante volte queste parole e qualcun altro invece non le ha mai sentite, quindi è importante che io spieghi chi sono. Perché qualcuno che non mi ha mai vista può scegliere o deve scegliere di ascoltarmi. Sabrina, grazie a te sto mettendo insieme dei mattoncini essenziali. Grazie, grazie a te Sabrina. Questa sera sarà di nuovo la serata. Mi piace, dei mattoncini essenziali. Allora, cerco di essere rapida nel parlarti di me, con l'idea di portarti un'opportunità, non per dirti quanto sono super, ok? Sono un istruttore cinofilo professionista, sono un consulente della relazione uomo-cane e sono anche un coach, cosa strana per chi fa il mio lavoro e cosa importante per te, e dopo ti spiego il perché. Ciao Mirella, che cosa faccio nella vita? Io aiuto le famiglie, le persone con un cane a educarlo e a risolvere problemi e difficoltà. Non imponendosi, non con i quattro esercizi, ma passando attraverso relazione e comunicazione. E perché insegno alle famiglie e alle persone? Perché è fondamentale che sia tu che sei il proprietario, mettiamo sempre tra virgolette questa parola proprio brutta, brutta, perché sei tu che hai bisogno di imparare come educare il tuo cane e come aiutarlo ad affrontare e risolvere problemi e difficoltà. Una volta si pensava che il cane andasse portato a qualcuno e poi te lo davano addestrato, ma ci pensi, un po' come se fosse un computer, no? Lo porti a qualcuno, ti fa il programma e tu te lo riprendi. Riesci a capire che non è così, cioè oggi sappiamo che non è così. Crescere un cane è un po' come crescere un figlio, è come coltivare una relazione con qualcuno di fianco. Sei tu che cresci un cane, sei tu che educhi un cane giorno dopo giorno. Ciao intanto, ben arrivati a tutti. E questo è il punto fondamentale, sei tu che hai bisogno di imparare come educare il tuo cane. Ah, Chris, una figata pazzesca mi fa schiantare.
Sono 20 anni che faccio questo lavoro e ho aiutato più di 3.000 cani e famiglie. 3.000 sembra un numero sparato, ma se ci pensi, 20 anni sono tanti. In questi 20 anni, attraverso questi 3.000 cani aiutati, ho potuto mettere a punto un metodo, che è il mio metodo, che è un metodo unico perché si basa sulle mie due anime, sulle due anime del mio lavoro, l'essere coach e il lavorare con i cani. Il mio metodo è un metodo integrato che mette insieme te, il proprietario, e il tuo cane. Lavoriamo sinergicamente con le due cose. Chi fa il mio lavoro lavora solo sul cane. Chi fa il mio lavoro spesso dà la colpa, lo mettiamo tra virgolette, al proprietario di non essere capace a crescere il suo cane. Quanti di voi hanno fatto l'esperienza di essere andati su un campo di addestramento e di avere un cane che sul campo di addestramento e con l'istruttore se la cava bene e che invece nella vita reale con te, che sei il suo proprietario, non se la cava bene affatto? Perché? Per due motivi. Uno, perché il campo di addestramento non è la vita reale. Due, perché i miei colleghi, alcuni lavorano bene anche sui cani, ma non hanno le competenze per passare gli strumenti alle persone. Eccola! Io! Pazzarello Charlie, stasera ti chiamerò così. Io tengo pazzarello. E questa non è colpa tua che non ci sei riuscita, ma è colpa del professionista che non è stato in grado di supportare te, accompagnare te a crescere ed educare il tuo cane. E questa è la particolarità del mio lavoro, l'aver imparato nel tempo come passare a te, proprietario, tutti gli strumenti e come supportarti, come aiutarti a comprendere che ce la puoi fare, perché non è vero che le persone non possono imparare. Sì che ce la possono fare, ma hanno bisogno di qualcuno che le prenda per mano e sappia come supportarle e accompagnarle. Prima ti dicevo, sono un coach, perché è importante per te, per questo, perché il 50% del mio lavoro sei tu e supportare te affinché tu possa, con il mio aiuto e la mia guida, educare e crescere il tuo cane. Tante volte ho accennato alla mia storia, e al motivo per cui il mio lavoro ha questa caratteristica unica di supporto e di sostegno, perché gli ultimi 12 anni della mia vita sono stati veramente, veramente incasinati. Io ho avuto un meraviglioso bambino disastroso quando era piccolo. Era un bambino veramente difficile, con un deficit dell'attenzione, con un'iperattività, è stato difficilissimo. E io ho avuto bisogno di aiuto in quel momento lì, per supportare me e per supportare lui, perché non sapevo da che parte girarmi. Ed è lì, 12 anni fa, che ho cominciato ad interessarmi di psicologia, ad interessarmi di psicologia evolutiva, ed è similissima a quella dei cani, quella dei ragazzini. Ho cominciato ad interessarmi alla PNL, alla programmazione neurolinguistica, alla crescita personale, alla meditazione, e al coaching. Per cui, obbligata da questi eventi, da una separazione difficile, non paga ancora dopo la separazione, il mio ragazzino ha avuto un tumore. Adesso lo racconto con leggerezza perché oggi stiamo tutti bene e più soprattutto Pietro sta bene. Però tutte queste cose mi hanno dato un grande calcio nel sedere che mi ha obbligata ad acquisire nuove competenze che oggi porto nel mio lavoro per supportare te. Per cui invece di lavorare solo sul cane, io posso aggiungere un altro 50% che sei tu. Sei tu. Quindi possiamo fare insieme un lavoro veramente a 360 gradi affinché tu possa ottenere i tuoi risultati e affinché il tuo cane possa essere un cane felice. Detto poco, no, detto tanto tanto, ok? Questo è il mio lavoro. Questo è il motivo per cui quotidianamente faccio consulenze. Ciao Alessia! Ed è il motivo per cui, oltre a questi 3.000 cani, la mia missione è aiutare più cani e persone possibili. Motivo per cui ho creato dei video percorsi avanzati a pagamento per aiutare tutti, ma proprio tutti coloro che vorranno rimboccarsi le maniche, lavorare insieme a me e trasformare la loro vita. Questa è la mia missione. E mi è arrivato un bellissimo feedback da parte di Fabiana qualche giorno fa. Sono contenta di trasmettere tanta forza. Io ho avuto persone che hanno sostenuto me, adesso il mio compito, il mio lavoro è sostenere e accompagnare gli altri. Ok. Mi sono incasinata, adesso ho letto questa roba, mi sono commossa e mi sono incartata.
vi stavo dicendo che ho creato il videopercorso per aiutare tutti. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque, dopo ne parliamo. Allora, partiamo con le cose che vi voglio dire questa sera. Ciao Stella! Ciao Anna! Dai che stasera ci sei! Voglio partire da un concetto basic questa sera. Mi dite, che cosa vuol dire educare un cane? Per te, non per te che hai già seguito Educa il tuo cane, che conosci il mio lavoro, te non puoi rispondere, tutti voi non potete rispondere. Mi piacerebbe che qualcuno che non conosce il mio lavoro e che non ha già lavorato con me mi dicesse, che cosa vuol dire educare un cane? Se io ti faccio questa domanda, nella tua testa, che cosa ti si accende? Cosa vuol dire educare un cane? Perché è di qui che partiamo. Dai, dai, che qualcuno scriva qualcosa. Ciao, Speedy! Che cosa vuol dire educare un cane? Dai! Ah, cacchio, scusate! Grazie Marina! Mi stavo parlando del feedback di Fabiana. Vabbè, ve lo dico dopo il feedback di, di Fabiana. Ve lo dico dopo. Adesso concentriamoci su questo. Che cosa vuol dire educare un cane? Me lo devo scrivere del feedback di Fabiana, se non me lo dimentico. No, Cristina, tu non puoi rispondere. Non vale, non vale. Se non rispondo io. Non vale perché chi mi conosce e chi lavora già con me sa benissimo rispondere a queste domande. Ecco perché non vale. Ve lo dico io. Ve lo dico perché mi succede tutti i giorni. Magari sarebbe interessante che voi provaste a chiedere alla mamma, alla zia o un amico che cosa è educare il cane, perché vi rendereste conto di quello che vi sto per dire. Anche tu, pazzarello, Charlie, non vale. Per la stragrande maggior parte delle persone. Stefania, dai, Stefania, non vale, dai, anche tu conosci almeno il mio lavoro. Questi sono spunti interessanti, dopo ne parliamo insieme. Sono spunti già da chi. Ne sa tanto, trovare una via di comunicazione e sintonia molto bella, riuscire ad instaurare un buon rapporto con lui. Queste sono cose vere che assolutamente io condivido, ma vi racconto quello che pensa la stragrande maggior parte delle persone e provate davvero a domandarlo. La stragrande maggior parte delle persone pensa che educare un cane significhi fare seduto, terra, resta, zampa. Ok, questo è quello che la maggior parte delle persone pensa. Qualcun altro pensa di andare sul campo, educare un cane e andare sul campo a fare la condotta. Qualcun altro pensa che educare un cane sia dirgli no, per cui andare ad inibire i comportamenti sbagliati. Se butta fortuna, io di solito dico butta culo, ma non è tanto bello da dire quando si lavora, se butta fortuna, per un sacco di persone educare il cane è. Gli dico bravo quando fa una cosa giusta e lo punisco quando fa la cosa sbagliata, proprio meccanico, proprio terra terra. Intanto tanti di voi stanno dicendo delle cose assolutamente sensate, adesso ci arriviamo. Ed è bello che tanti di voi dicano cose sensate, ma non avete idea di quante siano le persone che ignorano tutto ciò. Per qualcun altro, educare un cane significa che hanno un problema, il cane tira, e che il problema va risolto. Quindi il problema come si risolve? Con l'esercizietto che vanno a cercare su YouTube con la meccanica o chiedendo un consiglio. Scusa, mi dai un consiglio perché il mio cane tira? Consiglio chiesto a chi che sia, l'area cane va per la maggiore, oppure consiglio chiesto sul web. Per qualcun altro, educare un cane vuol dire imporsi. Imporsi e ottenere obbedienza. E per qualcun altro, educare un cane. Non esiste perché basta tanto amore. Ecco, queste sono le cose in assoluto più gettonate. E ogni volta che io mi sento dire queste cose, beh, mi intristisco, sì, mi intristisco perché è tutto un altro pianeta. Imparare il canese, farci capire da lui per far sì che la convivenza sia il meglio possibile per lui e per noi. Questo mi piace molto, molto, molto. Che cos'è educare? E davvero tanti di voi hanno detto delle cose veramente interessanti. C'è un motivo per cui tanti di voi sono qui. C'è un motivo per cui siete qui. Partiamo da che vuol dire educare? Banalmente, dal latino exducere, tirare fuori, ok? Partendo da che cosa significa educare, ci diventa già molto più semplice capire quanto è ampio il termine educare, qui io vicino al termine educare ci metto anche istruire,
che significa invece fornire degli strumenti. E adesso mi spiego un po' meglio. Educare barra istruire, educare è un processo, educare è un percorso, educare è un cammino che ha delle tappe, non è una cosa, il no o l'inibire o il punire, ma è un insieme di tante cose. Secondo me l'idea di cammino, percorso, ti rende benissimo che cosa significa educare. Ciao! Era un sacco di tempo che Mister Pietrino non veniva, che tenero, non veniva durante la nostra live a salutare. È stato inatteso anche per me. Va bene, torniamo a noi. Un percorso. Ecco, Pietro che è un ragazzino, educare un cane è proprio un po' come educare un bambino, educare un ragazzino, sapendo che è un cane e non è un ragazzino e che ci sono delle differenze, ovvio, ma il percorso educativo è lo stesso. Prima ti ho detto che tante persone pensano che educare un cane sia fare seduto, terra e resta. È un po' come pensare che educare un bambino sia insegnargli la matematica, sia insegnargli le tabelline. Ma se tu pensi, che cos'è un bambino educato? Che cos'è un ragazzino educato? Per me è un ragazzino, e parlo di ragazzino, spero che tu comprenda che è la stessa identica cosa per il cane, è un ragazzino che sa stare al mondo, che conosce i suoi talenti, a cui è permesso esprimere se stesso, capace di stare in mezzo alle persone, con una buona autostima, capace anche di stare nelle regole, perché questa vita prevede anche delle regole, ma capace anche di decidere qualche volta con la sua testa. Ecco, per educare un cane è lo stesso percorso. Vi voglio far vedere una cosa, se riesco a farvela vedere, perché non è proprio una roba easy, che ti spiega che cos'è educare un cane ed istruire un cane. Perché ci sono tanti pezzi. Vediamo se riusciamo a gestircela così. Sono particolarmente poco tecnologica. Vediamo un po' se è fattibile. Posto che non vedo un tubo di quello che voi scrivete a me. Sono sicura che ci fosse un modo più figo per farlo, ma questa sera sono arrivata così, ce lo guardiamo così. Vorrei farvi vedere un attimo questa immagine. Mi avete, se mi seguite, chi già mi segue, mi ha tante volte sentito parlare di un iceberg. Secondo me, rende bene l'idea, perché dell'iceberg si vede soltanto quando affiora dal mare la parte superiore. Quella parte lì è la parte su cui le persone si concentrano quando pensano ad educare un cane, perché solitamente le persone si buttano nell'educare un cane quando hanno un problema da risolvere, piccolo o grande. Ecco, considerate quella punta dell'iceberg lì come il problema da risolvere. Il mio cane tira, il mio cane distrugge, il mio cane abbaia, ok? Concentrandosi solo su quello, facciamo il nostro più grande errore. E praticamente tutte le persone si concentrano lì. Guardate che cosa vi ho scritto. Le persone hanno un problema e cercano, facciamo l'ipotesi del cane che tira il guinzaglio, cercano il tutorial su YouTube, dove c'è l'esercizio che ti dice fermati se tira o tutta un'altra serie di esercizietti meccanici simili. Oppure quando hanno il problema, dicevamo prima, chiedono consiglio. Il mio cane tira, mi dai un consiglio? Oppure il cane tira, vanno sul campo d'addestramento a fare il seduto, il terra e il rest. Oppure quando il cane tira urlano no, che è un grande classico, il no è un grande classico. Qualcun altro di fronte al problema, il cane che tira dice vabbè, tanto passerà. E qualcun altro dice è solo un cane, che cosa vuoi che sia? Stessa cosa per il cane che distrugge, cerco il tutorial su YouTube, chiedo consigli al volo, vado sul campo di addestramento a fare seduto, terra e rest. Tutte queste cose non risolvono il problema, non lo risolvono in alcun modo, perché si occupano soltanto
di quella che è la manifestazione del comportamento. Perché lì sotto c'è un sacco di roba. Ed è andando a lavorare su questo sacco di roba qua che invece si ottengono i grandi risultati, si ottengono le grandi trasformazioni. La vita cambia, cambia la vita del cane e cambia la vita delle persone. E sono strettamente correlate le due cose. Guardate che cosa c'è sotto. Abbiamo un gatto che... Aspettate un attimo, va. Che qui... C'è il gatto chiuso fuori, mi prenderò 30 secondi. Sono sempre molto rocambolesche le mie live. Vai! Ok, ma come dico sempre, noi puntiamo ai contenuti, non alla forma. Ok, tornate qui. All'iceberg. Ok. La cosa più importante che sta sotto questo iceberg sta scritta qua. Conoscenza e consapevolezza. Perché mi sentite quasi sempre parlare e mi vedete fare molto più raramente? Perché il grosso è il conoscere. Nel momento in cui si conoscono le cose, poi l'agire diventa molto più semplice. Conoscenza e consapevolezza delle due parti della relazione. Il cane, che è il 50%, e il proprietario, te stesso, che è l'altro 50%. Se parlo del cane, è fondamentale che le persone conoscano chi è il loro cane. E questo è il pezzo più importante. Intanto torno a me, perché sennò continuate a guardarvi quello. Io intanto guardo se siete tutti vivi. Ok. Dicevamo, la consapevolezza. La consapevolezza di chi è il tuo cane. Questo è il punto di partenza di qualunque percorso educativo. Dai da mangiare al micio. No, rompi palle e basta, non è che abbia fame, è proprio rompi. Dicevo, di qualunque percorso educativo. Parlavamo del 50% cane e del 50% di te stesso. Del 50% dell'unicità del tuo cane. Un percorso parte dal conoscere il tuo cane, che è un essere unico. Tante volte le persone mi dicono: com'è possibile? Persone che non mi conoscono, non conoscono il mio lavoro, ovviamente. Com'è possibile che tu possa aiutare le persone attraverso dei video se non vedi il cane, non conosci il cane? Perché i cani sono tutti diversi. È certo che sono tutti diversi, infatti è di lì che partiamo. Perché ti accompagni a conoscere chi è il tuo cane, le sue motivazioni, cioè quello che geneticamente lo orienta nel mondo, ciò che gli interessa, ciò che non gli interessa, ciò che contraddistingue le sue emozioni prevalenti e ciò che contraddistingue il suo livello di attivazione emozionale, cioè quanto di fronte ad una cosa, ad una novità, il tuo cane si eccita o si spegne, ok? Queste sono le prime cose che tu hai bisogno di conoscere, anche perché sai che le manifestazioni del comportamento, quasi tutte, nascono proprio di qua, dalle motivazioni del tuo cane, dalle sue emozioni e dal suo livello di attivazione emozionale. Sono le emozioni per prime, la radice dei comportamenti. Ecco perché dobbiamo conoscerli e andare a lavorare intanto qui. Per bilanciare quelle. Poi conoscenza e consapevolezza di te stesso. Tu sei un pezzo fondamentale nel percorso con il cane, perché tu sei il 50%. Quello che tu pensi, quello che tu credi, le tue emozioni prevalenti influenzano incredibilmente l'educazione del tuo cane, il percorso educativo del tuo cane. Sei tu che hai bisogno di imparare per insegnare a lui. Se tu non la pensi nel modo giusto, hai delle credenze sbagliate, non ti senti sicuro di te, come fai ad insegnare al tuo cane? Come fai ad essere un buon leader, che è un altro pezzo importante, un buon adulto di riferimento per il tuo cane? Non fai. Ecco perché il mio lavoro è accompagnarti in quel pezzo lì e accompagnarti a diventare un buon adulto di riferimento. A modificare e a gestire le tue emozioni affinché
a gestire i tuoi pensieri per poter aiutare e sostenere lui. Questo è il mio lavoro e lo passo a te e tu lo passerai al tuo cane. Mi si è fermato tutto. Allora, ovi ho stesi e nessuno più ha scritto. O come già mi è successo altre volte, mi si è incartato tutto. Va bene, andiamo avanti. Ok, va bene, qualcuno che si muove c'è. Ok, conoscenze e consapevolezza. Torniamo un attimo al nostro iceberg, che stasera facciamo un po' di movimento. Poi, è già qui di roba da sapere, ce n'è tanta, e sono delle competenze che le persone non sanno e non hanno, e c'è invece bisogno che le imparino. E poi, ovviamente, è tempo di averle imparate, impariamo a giocarci, a fare cose. Relazione e comunicazione sono altri due tasselli fondamentali e io uso chiaramente anche della parte pratica per lavorare sulla relazione e comunicazione, certamente non seluto il terra resta. Il conoscere i bisogni profondi di un cane, perché questi bisogni devono essere soddisfatti quotidianamente per portare equilibrio. Semplifichiamola così. Lavorare sui bisogni con un cane significa permettergli di stare in equilibrio. Prova a pensare a te stesso. Sono sicura che tu abbia avuto dei momenti nei quali ti sei sentito veramente bene, ti sei sentito felice, proprio appagato in equilibrio. Non ti sembrava che tutto fosse fattibile, che tutto andasse bene, non eri la miglior versione di te? Sono sicura che tu abbia avuto dei momenti di stress, di difficoltà, di nervosismo che si ripercuotevano sui tuoi comportamenti e sulla tua vita. Ecco, per un cane è la stessa cosa. Spessissimi i nostri cani sono stressati semplicemente perché le persone non sanno come aiutare i cani a non essere stressati, perché non permettono loro, non conoscendoli, di soddisfare i loro bisogni. Per cui un tassello fondamentale nel lavoro è portare equilibrio. Allora, conosciamo il nostro cane, bilanciamo tutte le cose, portiamo equilibrio, lavoriamo sulla relazione, lavoriamo sulla connessione. Sai che nel 70% dei casi poi non c'è neanche più bisogno di occuparsi del problema specifico perché già così le cose migliorano così tanto che il problema specifico va a posto. Esempio sciocco. Sciocco perché è uno come tanti, non perché non abbia valore. Il tirare al guinzaglio. Nel momento in cui si lavora sulle motivazioni e si bilanciano sulle emozioni, sull'attivazione emozionale. Si stringe la connessione, la relazione, si lavora sui bisogni, non c'è neanche più bisogno, non c'è neanche più una necessità di andare a lavorare nello specifico sul guinzaglio. Ok? Ecco perché tutto ciò che sta lì sotto quell'iceberg è quello che è fondamentale, che le persone sappiano e imparino, e invece le persone semplicemente non lo sanno. Ok? Il mio compito è accompagnarvi a capire che cosa diavolo serve. Per trasformare veramente la vita di cani e persone, non per mettere una pezza con un esercizietto meccanico. Capisci che dopo che ti ho spiegato tutte queste cose, mi sembra abbastanza chiaro, ma magari non lo è, per cui lo rivediamo, che non possiamo fermarci alle sciocchezze meccaniche, al seduta al terra arresta, al se il cane tira, fermati. Al consiglietto di qua e di là, perché c'è un mondo meraviglioso lì sotto. E se veramente vuoi avere un cane felice, vuoi aiutarla a risolvere problemi e difficoltà, è fondamentale tutto questo. Poi tutto, cioè sembra che sia chissà cosa, ma non è chissà cosa, ok? Non ti far spaventare, cerca di comprendere l'occasione, la meraviglia di quello che c'è lì sotto. Stasera, oddio, appena tolto il guinzaglio, Zeus in un campo ha visto sei caprioli che subito sono scappati. Lui li ha puntati, era partito di corsa, sono rimasta calmissima. Sono andata dall'altra parte e gli ho detto di venire da me. È arrivato di corsa in un secondo. Sti cavoli! Grande, Elisa! Grande! Wow, qualche mese fa mi sarei impanicate col cavolo che sarebbe tornato, grazie Cri, grazie a te. Elisa sta seguendo il video percorso insieme a me, sta lavorando, si è rimboccata le maniche insieme a me. Secondo me questo, grazie infinite intanto Elisa per la testimonianza. Non sapevo dove volessi andare a parare, Tommaso, chissà che succede. Questo è l'esempio del lavoro sinergico 50-50, per cui Elisa ha lavorato in parte sul suo cane
e tanto su se stesse. Bella questa frase che ha scritto. Qualche mese fa mi sarei impanicata e col cavolo che sarebbe tornato. Perché non c'è solo l'esercizietto del richiamo, c'è la connessione, ci sono le tue emozioni e c'è tutto il resto. Grazie, Lisa, perché mi è... Cioè, proprio a cascata, Fagio, l'esempio perfetto. Anche a me in casa non riesce a stare tranquilla, invece giù sì, oltre al fatto che continua con i bisogni in casa. Come sempre, la domanda da fare è: ma perché questo cane fa i bisogni in casa? Cercate proprio di imparare a spostare il vostro focus da che cosa devo fare per a perché il mio cane si comporta così ed è di lì che bisogna partire, ok? Ok, ce la posso fare? Volevo farvi degli esempi concreti di cani. È che non mi resta tantissimo tempo, vi racconto solo di Mowgli. Mowgli è una caccoletta, un pincher che distruggeva la casa. E i proprietari di Mowgli hanno fatto più o meno quello che fanno tutti gli altri, cioè quello che ti dicevo prima, più o meno nel pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è prima mi guardo un libro, poi lo punisco perché mio marito mi dice che devo punirlo, ma anche questo non risolve il problema. Poi loro sono andati su un campo d'addestramento, questo cane distruggeva la casa. Campo d'addestramento hanno fatto saluto terra resta e Mowgli sul campo lo faceva da Dio il saluto terra resta, ma Mowgli continuava a distruggere e io ti dico a stare male. Perché nessuno si era chiesto perché questo cane distrugge, erano partiti facendo le solite cose meccaniche, ok? Non si erano occupati di null'altro. Dopo il terzo campo di addestramento sono arrivati da me, ok? E loro sono arrivati da me di persona, ma non cambia assolutamente niente. E ci siamo occupati delle cose che vi dicevo prima. Uno, di mettere Mowgli in equilibrio, perché i bisogni di Mowgli non erano soddisfatti. Non c'era niente che funzionasse nella sua vita, per cui prima abbiamo abbassato il livello di stress e abbiamo portato equilibrio. Due, portato consapevolezza ai proprietari di Mowgli, di chi era Mowgli, quali erano i suoi talenti, quali erano le sue difficoltà, quali erano le sue emozioni. E abbiamo lavorato sul bilanciare le emozioni. Mowgli era un cane fortemente insicuro. E poi ho lavorato sui suoi proprietari e sul portare a loro la consapevolezza di come reagivano di fronte al problema di Mowgli. E poi abbiamo messo insieme... Io ve li dico in ordine, ma è un lavoro sinergico, che si lavora sui vari pezzi insieme e uno prende l'altro. Sarebbe bello una diretta dove ci racconti le tue esperienze con i cani. Ve li racconterò volentieri e che c'è qualcuno di voi che a forza di seguire è consapevole di un sacco di cose e ci sono tantissimi di voi che invece non sono consapevoli di niente. Comunque questa cosa dei casi, i casi di lavoro è già lì che giro un po' in agenda. Voglio solo riuscire prima a mettere delle basi, ok, Chris? Il Mowgli, ah sì, sulla consapevolezza dei proprietari di Mowgli, di come reagivano loro, perché erano loro stessi che erano in difficoltà, per cui bilanciare le loro di emozioni e senza fare ne nessun esercizio specifico come quelle banalità che si leggono su YouTube, tipo il cane distrugge, non salutarlo quando esci, non salutarlo quando torna, lascia la TV. Che lasciano veramente il tempo che trovano, senza fare niente, soltanto lavorando su queste cose, cioè su quello che stava lì sotto l'iceberg. La punta è cambiata, Mowgli ha smesso di distruggere. Questo è un esempio, ce ne sono 100.000. Mi sembra una bella idea quello di portarvi dei casi studio, così che possiate sempre di più capire. Il mio cucciolo ha compiuto 2 anni. Se stiamo in un luogo tipo il bar oppure pizzeria, abbaia se si avvicina a qualche cameriere. Perché? Allora, la domanda è giusta, il perché. Ma mancano dei pezzi. Intanto direi che 2 anni non è più un cucciolo, 2 anni è un gran cane adulto e probabilmente si sommano tante cose che potrebbero essere la territorialità, una conflittualità nella relazione con voi, potrebbero esserci dei bisogni non totalmente soddisfatti. Sono sempre tante le cose che si incastrano. Ecco perché continuo a dirvi, è di tutte quelle robe lì insieme che ci dobbiamo occupare, non di una singola, perché è letteralmente un puzzle con tutta una serie di cose messe insieme, che poi sono quelle, cioè la consapevolezza, chi è il tuo cane, portare l'equilibrio, lavorare sui bisogni, la relazione, la connessione
è la parte pratica. Io non ti sto dicendo che la parte pratica non serva, ok? Parte pratica è un pezzo fondamentale quando si istruisce un cane o quando si lavora per il bilanciare. Ma la parte pratica non è seduto terra resta. Ci sono un milione di altre cose che sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, ok? Che sono funzionali ad affrontare la vita di tutti i giorni. Io, ad esempio, uso tantissimo i giochi perché mi permettono rapidamente di lavorare sulla connessione, sulla relazione, sulla collaborazione, per cui li sfrutto tantissimo. Allora, quando le persone mi chiedono che cosa devo fare, mi dai un consiglio perché il mio cane non abbai, non tiri, non distrugga, non faccia questo, quello e quell'altro, l'unica risposta che io posso dare è ti servono queste cose. Come fai ad avere queste cose? Sono tutte le cose che ho messo nel video percorso Educa il tuo cane. Che cosa posso fare io per te, per trasformare la vita tua e del tuo cane? Posso fare questo, posso dirti in scienza e coscienza, lavoriamo insieme, io ci sono, c'è il video percorso in cui ti prendo per mano, passo passo, in modo che noi si facciano le cose insieme. Ma il cane che aveva visto i capriolo, un cane da caccia, Lisa non mi ricordo che cosa sia Zeus, no, Zeus mi sembra un Labrador. Un incrocio Labrador, non me lo ricordo, bisogna chiedere ad Elisa di rispondere, ok? Non c'è una risposta diversa che io ti possa dare, ok? Per esserti veramente di aiuto. Peraltro, io spesso mi oriento per farti capire sui problemi, ma sarebbe fighissimo che chi ha un cane e non ha un problema, grande, ho fatto il labirinto con le sedie, si rendesse conto di quante cose ci sono nel mondo del cane e scegliesse di portare avanti un percorso, non per risolvere il problema specifico, ma per entrare veramente nel mondo del suo cane e crescere un cane veramente felice e appagato. Io conosco veramente pochi cani felici e appagati ed è un peccato perché la vita potrebbe essere molto diversa. Ecco perché vi dico e dico e vi ridico ancora. Ma giocare senza mai stancarsi succede solo a mia barboncina instancabile. Sì, perché per i cani il gioco è un pezzo, dovrebbe essere un pezzo, non l'intera giornata. Allora, fatemi avviare alla conclusione. Già l'altra volta vi ho ripetuto. Ok, un Labrador Breton, grazie Lisa. Che non mi ricordavo che cosa fosse Zeus, accompagnarvi a comprendere l'importanza del percorso, accompagnarvi a comprendere perché tutte le altre siano delle piccole soluzioni tappabuchi. Invece io credo che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero cominciare un percorso per cambiare la loro vita e quella del loro cane. Il mio percorso, Educa il tuo cane, lo trovi sul sito www.caniperamici.it. Perché buttarti in questo percorso? E adesso sì che ti voglio portare la testimonianza di Fabiana, che prima mi sono scordata di portarti. Fabiana ha scritto l'ennesima cosa che mi capita spessissimo di leggere nelle testimonianze. Fabiana ha scritto: lei ha Africa, è un cane tutto nero, con tutta una serie di difficoltà. Fabiana è stata brava perché ha scelto di fare delle cose e ha frequentato una serie di campi di educatori e di istruttori, non ottenendo i risultati importanti per lei e per Africa. E ad un certo punto si è sentita incapace e ha pensato che, come le dicevano, e ti sottolineo come le dicevano, non si potesse fare nient'altro. Poi si è imbattuta in me nel mio video percorso e ha pensato: figurati, e ti sto citando a memoria le parole di Fabiana, che la sua testimonianza la trovi nel gruppo, ovviamente. Com'è possibile che un video percorso mi possa aiutare se tutte queste persone non hanno potuto aiutarmi? Però poi ha avuto una scintilla, un'illuminazione e si è detta: vabbè, io ci provo. E si è buttata e ha cambiato la sua vita e quella del suo cane. Perché? Perché abbiamo lavorato sia sul cane che su di lei. Non hai idea di quanto sia fondamentale il tuo pezzo, la tua parte, avere qualcuno non che ti dice non sei capace, ma qualcuno che ti insegna a diventare capace, perché tutti possono diventare capaci. Per cui io, Fabiana, ti ringrazio per questa testimonianza perché davvero spero che possa essere illuminante per tante persone. Un pezzo del video percorso che io credo fondamentale per le persone sia la possibilità di avere insieme al video percorso il sostegno della masterclass. Che cosa vuol dire?
vuol dire che con Educa il tuo cane hai la possibilità di 6 mesi di masterclass, un appuntamento live a settimana insieme a me, tutte le settimane, se vuoi, quando puoi. Perché questo fa la differenza? Perché hai un aiuto costante tutte le settimane. Un percorso che vuol dire partire da dove sei per arrivare ai tuoi obiettivi. E chiaramente in un percorso bisogna camminare con costanza ed è facile scoraggiarsi quando si comincia un percorso. È facile perdersi, è facile dire mi, io non ce la faccio, io non sono capace, no, ma il mio cane è troppo difficile. E il bello, secondo me, il valore pazzesco della masterclass che ci tengo a farti capire è proprio questo, che di settimana in settimana hai me e hai un gruppo di persone come te che ti dicono no, ce la fai, guarda che se succede questo facciamo questo, ti tiene lì sul pezzo e ti porta energia tutte le settimane, perché tutti, ma proprio tutti possono arrivare a trasformare la loro vita mettendoci impegno. Io ti porto grande competenza, grande supporto, ho bisogno che tu ci metta la tua parte, sei tu che devi fare. E il tuo cane ci mette il suo. Saremo una squadra fortissime. Chiaramente ho bisogno di te. Io la bacchetta magica non ce l'ho, non voglio promettere a nessuno la bacchetta magica la promette qualcun altro, io no. Però ti posso promettere una trasformazione, ma una grande trasformazione se lavorerai insieme a me. E non ti far spaventare quando parlo di percorso. L'ho già detto prima, questa è un'altra cosa che ci tengo a dire. Sì, devi muoverti e fare. E anche è facile, è per tutti, è un metodo semplice. Tutte le persone che l'hanno sperimentato te lo possono dire, non c'è niente di difficile. Ci sono video girati nella parte pratica, che è quella che interessa a tutti, anche se io spiego sempre che la parte pratica viene dopo, con cani che non hanno mai lavorato prima, per cui vedi passo passo come fare, che cosa succede. Non ti immaginare i video tutorial che vedi su YouTube insegnati a cani che sanno già lavorare. Vedrai me lavorare con cani che non avevano mai lavorato prima, così da sperimentare proprio gradino per gradino. Cercare di parlarvi e anche non perdervi per la strada è difficilissimo. Ok. Non ti fare frenare, non ti fare spaventare dal fatto che siano dei video. Pensa alla testimonianza di Fabiana e pensa che il mio metodo è un metodo di supporto. Non è io lavoro con il cane e te lo do imparato, che è veramente una roba tristissima, anche perché se sei imparata con qualcun altro, lasciatemi le parole brutte, con te che sei sempre uguale, tornerà, visto che ti manca tutto quello che stava sotto l'iceberg, a comportarsi esattamente come prima nel giro di poco. Ce la puoi fare, insieme ce la possiamo fare. Mi ripete, mi straripeto perché so di avere l'opportunità per i cani e le persone e non voglio che l'opportunità vada sprecata. So che questa è la mia missione e so che posso trasformare la vita di tutte le persone che si affidano a me. Ecco perché ti porto l'opportunità. In ultimo, ti ricordo e ci tengo a dirtelo perché forse ti permette di essere più sereno, che c'è una garanzia legata al video percorso di 15 giorni soddisfatti o rimborsati. Se hai paura di prendere la fregatura, ma sei interessata a trasformare la vostra vita, buttati, ok? Buttati. Come cominciare? Giovanna, io non so a che cosa tu ti riferisca al come cominciare, se ti riferisci al video percorso, semplicemente andando sul sito www.caniperamici.it dove trovi tutte le info. C'è un numero WhatsApp di Cani per Amici che trovate sul sito. Se avete bisogno di aiuto per capire come funziona il video percorso, mandate un messaggio WhatsApp, verrete richiamate da uno dei miei collaboratori che vi spiegherà che cosa possiamo fare per voi, per te con il video percorso. Non abbiate paura di chiedere, non mi chiedete un consiglio, cioè non mi mandate una mail dicendomi il mio cane si mangia gli altri cani, cosa mi consigli? Ok? Perché l'ho già detto tante volte, ho smesso di dare consigli, ma perché sono inutili, controproducenti, rischiosi e frustranti.
Lo confermo, è incredibile, ma tocchi con mano e sperimenti dei cambiamenti enormi nel cane e in te. Grazie mille, Bloom, ti chiamerò Bloom adesso. Grazie, veramente, io vi ringrazio quando portate queste testimonianze perché credo sia veramente importante far capire alle persone che ce la possiamo fare, che possiamo veramente trasformare. Giovanna, ti chiedo la gentilezza, per avere delle informazioni sul videopercorso di mandare una mail all'indirizzo caniperamici@gmail.com oppure sul sito www.caniperamici.it trovi il numero WhatsApp e troverai Luca, un collaboratore carinissimo che ti aiuterà. Ok, che ti aiuterà in tutto. Ok. È faticoso per me ripetere sempre le stesse cose, no? Perché mi piacerebbe portarvi a conoscere tutta una serie di argomenti, ma come vi dicevo prima, è inutile che io voli via se poi la stragrande maggior parte delle persone non ha ancora compreso quali sono le fondamenta. Per cui mi spiace per chi ha già sentito tante volte queste cose. Ma è fondamentale che io accompagni più persone possibili a capire. Ok, come correggere il mio Teo di 11 mesi che vuole essere al centro dell'attenzione, saltare addosso, vuole le coccole. Ok, Simona, quello che ho detto fino adesso, c'è un perché, Teo si comporta così, ci sono delle caratteristiche individuali. Che è fondamentale che tu conosca di Teo, portare l'equilibrio, lavorare sulla relazione, i bisogni e poi sulla pratica. Chi è Teo? Chi è questa creatura? È importante che tu parta da lui, che tu lo conosca e che tu lo accompagni a modificare il suo comportamento e ad essere un cane felice, come con un percorso. Questo è il sunto di tutto quello che vi ho detto fino adesso. Bloom, grazie. Grazie, grazie infinite. E io lo so che è istintivo, no? Chiedere un consiglio, ma semplicemente perché le persone non hanno idea che non esiste chiedere un consiglio è il tappabuchi. Invece noi stiamo puntando a delle vite felici, che sembrano delle parole buttate lì, ok? Delle parole ad effetto. Per me non lo sono. L'obiettivo è che tu possa avere un cane felice appagato e che possa vivere con lui una vita veramente felice appagata. Questa è la missione. Questo è quello che possiamo fare insieme se tu ti affiderai e ti rimboccherai le maniche e ci muoveremo insieme. Basta. Direi che per questa sera vi ho detto tutto, non perderti l'occasione, vai a vedere sul sito www.caniperamici.it. Possiamo fare veramente grandi cose per trasformare la vostra vita. Ci vediamo martedì. Martedì della prossima settimana, 20 e 30, di nuovo qui su Cani per Amici. Grazie infinite a tutti voi. Grazie a tutti voi che siete qui spesso e risentite le stesse cose. Trovo che sia veramente una gran cosa impiegare del tempo vostro per imparare qualche cosa per aiutare il vostro cane. Questo lo dico sempre e ci credo veramente. Basta, una grandissima coccola ai vostri cani per amici e a prestissimo. Ciao!